Invenzione numero 8, tutorial. La prima parte. Per suonare invenzione numero 8 di Bach, quella in fa maggiore, ti serve suonare in posizione. In questo tutorial te lo faccio vedere. Cosa ti servirà? L'arpeggio. E non spostare le dita, nonostante che nella melodia lo troverai l'ordine un po' sparso. Oppure. E anche a sinistra. E la scala maggiore. Del fa o del do. Noi concludiamo con la scala in do. Adesso siamo in fa. Adesso stessa cosa dobbiamo fare con la sinistra, mentre la destra fa questo tipo di scala. L'intreccio. Come sono organizzato lo spartito? Vai così, prima do dega con basso fa. Ok, rivediamo al prossimo le 4 sedicesime. La destra, la sinistra, contrabbasso, basso. E fai insieme destra. Adesso sopra, giù. Ancora. Scala, prima posizione a sinistra, fa mi re, questo triangolo qua, fa la do fa, arpeggio di fa maggiore a destra, fa e la, prossima posizione, il do fisso qua, va indietro, contrabbasso con 4 e il basso con 4. Posizione recupero si bemol la e larga sol e fa do per la destra. Ancora rivediamo per posizione fa mi re prossimo e prossimo allunghiamo l'indice. Insieme con la destra. Ti serve il prossimo arpeggio a sinistra e tre note per la destra. Allora, occhio, basso contrabbasso, basso sopra contrabbasso, fa e do, 3-2, ancora. Prossima, questa posizione qua e andiamo sincronico, ma siamo sfasate di terza. Rivedi di tagli. Per tre volte. Una, due, tre. Cambio posizione, questa. Torniamo sempre sulla. Che terza volta cambio perché serve per prossima posizione e questo arpeggio qua basso contro basso e andiamo in scala di do con la destra che fa. Questo tipo di scala. Siamo di nuovo sulla posizione di do maggiore. Prima posizione così. Seconda. L'ultima. Allora,
li fa. La, si, la, sol, la, si, la, sol, 4, contrabbasso e basso, torniamo sempre a fa, sol, fa, mi, a sinistra, e do, mi, l'intervallo di sesta, cioè mi, do, intervallo di sesta. Fa e do, stringiamo il mi. Torniamo sul mi, sol, fa, mi, fa. Sol, sol, fine. Sei rimasta bocca aperta, metti mi piace.